Il terzo pilastro è l'imperium, la superiorità militare dei romani che consentì loro di costruire il più grande impero della storia. Nel mito questo è rappresentato dalla discendenza divina dei gemelli, figli di Marte, dio della guerra. Tale discendenza giustifica la vocazione guerriera del popolo romano, un popolo in armi che grazie alla potenza militare, ma non solo, riuscì a costruire nell'arco di 4 secoli circa un impero che aveva il suo baricentro nel Mar Mediterraneo e che si estendeva dall'Europa fino all'Asia. Nel nostro percorso ripercorreremo in estrema sintesi le tappe fondamentali della conquista romana del Mediterraneo. Esamineremo le modalità e gli strumenti con cui essa venne attuata e le conseguenze che ebbe sul piano politico, istituzionale, economico e sociale. And that's all, folks.